Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi mostrerò cosa c'è dentro e come funziona un deumidificatore a 12 volt con cella di Peltier, identico a tutti quelli che si possono acquistare a prezzo contenuto su Amazon. Questi deumidificatori infatti sono la prima scelta di tutti quelli che vogliono risolvere i problemi di umidità in piccoli ambienti, spendendo e consumando poco, senza acquistare un impegnativo e ingombrante deumidificatore a compressore. E pensavo quindi potesse essere interessante capirne il funzionamento, sia per replicarlo con il fai da te, sia per conoscenza personale. Esternamente il deumidificatore è realizzato in plastica e presenta uno sportellino in prossimità della griglia di aspirazione, al cui interno è contenuto un misero filtrino ai carboni attivi e un contenitore per l'acqua di scolo. Questo contenitore a sua volta è dotato di un foro per accogliere l'acqua che scende dal deumidificatore, un foro di scolo coperto da un tappino nero e un galleggiante che si occupa di chiudere il circuito facendo pressione su uno dei due interruttori posti sopra il contenitore. Il secondo interruttore, per chi se lo chiedesse, fa in modo che il deumidificatore funzioni solo quando il contenitore è inserito, per evitare di far colare acqua in giro. Inoltre, in prossimità dello scolo, è presente un aggancio per installare un tubicino esterno di scolo, qualora si volesse fare uno scolo diretto. Ma passiamo alla parte più interessante. Rimuoviamo le quattro viti che tengono in posizione la scocca, oltre alle due viti poste sulla parte inferiore, e alziamola. All'interno, troviamo ben poco. Svitiamo le quattro viti che tengono in posizione il blocco del deumidificatore e rimuoviamolo. Prima di analizzarlo però spendiamo due parole per la scheda di controllo. Questo forse è l'unico componente che varia veramente da modello a modello. La mia è una scheda elettronica che gestisce l'accensione e lo spegnimento del deumidificatore, oltre che dello ionizzatore. Ha un timer e un pulsante di blocco dei tasti e ciò che fa, semplicemente, è di alimentare con i 12 volt dell'alimentatore la cella di Peltier o il modulo dello ionizzatore. Niente di più. A dirla tutta, tra le lamelle del dissipatore freddo è presente anche un sensore, suppongo di temperatura. Non sono riuscito a capirne bene l'utilizzo, ma sicuramente ha una qualche funzione di sicurezza per evitare di fondere il tutto. Un'assenza importante invece è quella di un fusibile di sicurezza sull'alimentazione, che probabilmente sarebbe il caso di aggiungere. Il blocco di deumidificazione quindi è praticamente tutto il deumidificatore. All'interno sono presenti una ventola, due dissipatori di calore e la cella di Peltier. Questo tipo di blocco, oltre che per i deumidificatori, è utilizzato per i frigoriferi d'auto, visto che condividono il funzionamento a cella di Peltier. Da questo lato potete vedere il piccolissimo dissipatore di calore per la parte fredda, molto piccolo perché deve concentrare quanto più possibile il freddo, in modo che l'umidità ambientale abbia modo di condensare e colare nel contenitore. Mentre, dall'altro lato, potete vedere la ventola di raffreddamento del dissipatore di calore posto sulla faccia calda della cella. Nella parte alta è presente anche un regolatore che si occupa di innalzare la tensione per far lavorare lo ionizzatore, posto in questa posizione. La ventola di raffreddamento, una cinesissima ventola con tanto di marchio China Export e Alibaba come sito di riferimento, è una delle ventole peggiori che abbia mai visto. Rumorosa come un phon e di qualità veramente bassa, seppur con un flusso d'aria moderatamente elevato. Mi sorprende però come abbiano deciso di installare un prodotto simile in un deumidificatore venduto come silenzioso e adatto per essere tenuto acceso anche durante le ore di sonno. Smontiamo finalmente il dissipatore di calore più piccolo per vedere la cella di Peltier. Eccola qui, un quadratino di ceramica con due cavi di alimentazione e uno strato di pasta termoconduttiva. Una particolare pasta che migliora il trasferimento di calore tra il chip caldo e il dissipatore di calore. In questo caso completamente secca e quindi decisamente poco efficace. La cella è una TEC 112703, che tradotto sarebbe Thermoelectric. La C indica che si tratta di una cella di misura standard, 127 sono gli elementi che la compongono e 0,3 gli ampere di funzionamento. In questo caso quindi si tratta di una cella da 12 volt per 3 ampere, quindi 36 watt, in linea con i 40 watt di consumo dichiarato del deumidificatore. Ma come funziona una cella di Peltier? Semplicemente dando corrente continua alla giusta tensione, per effetto Peltier, il calore viene spostato da una faccia all'altra. Un lato quindi diventerà veramente molto freddo, andando anche sotto lo zero, mentre l'altro lato diventerà veramente molto caldo. Nella pratica quindi l'aria passa per la griglia il filtro. Sbatte sul dissipatore piccolo, dove le basse temperature generano condensa, una volta accumulata cade verso il serbatoio o il tubo di scolo. L'aria fredda viene aspirata dalla ventola e viene sparata sul dissipatore caldo, dove può assorbire il calore emesso dalla cella, essere eventualmente ionizzata e riemessa nell'ambiente. Ha una temperatura leggermente più alta di quella in ingresso per via dell'inefficienza della cella di Peltier, che a causa del suo funzionamento deve sprecare come calore una parte della corrente in ingresso. E questo è il funzionamento completo di un deumidificatore
indicatore economico a Cella di Peltier. A cosa vi serve saperlo? Sia per effettuare più consapevolmente i vostri acquisti, nel caso in cui vogliate acquistare anche voi un demodificatore di questo tipo, o anche per modificarlo, come farò io nel prossimo video. I prodotti così a basso costo, infatti, nascono sempre con qualcosa che non è stato migliorato pur di risparmiare 4 spicci, e possono diventare veramente perfetti con un po' di cura. Ma soprattutto, se c'è qualcuno come me che segue i miei video, volevo illustrare al meglio il funzionamento di un dispositivo così semplice, sia per conoscenza personale che per realizzare qualcosa di unico che sfrutti lo stesso principio. Senza ovviamente dimenticare chi semplicemente vuole riparare il suo deumidificatore e non sa da dove iniziare. Anche se ribadisco sempre che smontare e mettere mano agli apparecchi elettrici è un'operazione che deve essere svolta solo da personale competente in grado di controllare il perfetto funzionamento e la perfetta messa in opera dei lavori. E che i miei sono solo video di ispirazione e non tutorial passo passo con un risultato garantito. Motivo per il quale, se avete intenzione di effettuare qualche operazione potenzialmente pericolosa come smontare, modificare o assemblare materiale elettrico, rivolgetevi sempre a un amico o un professionista competente in materia che possa assistervi passo passo per evitare qualsiasi tipo di problema. E con queste raccomandazioni il mio video si conclude. Se il video ti è piaciuto non dimenticarti di lasciare un mi piace, se questa tipologia di video ti interessa fammelo sapere nei commenti in modo che in futuro possa portare altri video della stessa tipologia, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!